Ciao a tutti caciotti e benvenuti in questo nuovissimo video di Minecraft Tita. Nello scorso episodio abbiamo... Oddio no! Ma sto per cadere. Abbiamo completato il progetto del farm di villager. Ora è una questione di aspettare che nasca qualcuno. Sono già nati un paio di villager. Però non quelli che servono a me. Quindi ho subito pensato al prossimo progetto da fare. Ora io in questi giorni ho iniziato a guardarmi una serie su Netflix. Molto figa. Che si chiama Black Sails, me l'hanno suggerita, dopo che ho detto che mi piacciono tanto i pirati queste cose così E devo dire che sono rimasto molto contento La prima stagione, be bellissima, ora ho iniziato la seconda Per dirvi, praticamente è una serie che parla di pirati, no? Ok, e ho pensato, cos'è che manca in Minecraftita? Ma manca una nave di pirati! Del vero manca una nave e basta, pensandoci, manca proprio la nave in sé Manca. Quindi ho pensato, ma proviamo a farne una Quindi mi sono messo su Youtube Ho cercato qualche tutorial su come fare delle, delle navi E ho trovato un canale Che si chiama tipo Lord Duck Una roba del genere, da, sì, può essere Che fa solo tutorial di Minecraft Su come fare le barche Le navi, queste cose così E io voglio, giusto per farvi capire Cioè a che livelli questo fa Ha fatto un tutorial Di 6 ore Per costruire una nave 6 per costruire una nave. E la, e la nave che voglio costruire io. Il tutorial dura un'ora praticamente. Quindi vedremo se riusciremo a finirla tutta in questo episodio. Spero di sì, però non si sa mai. Ed è una barca a vela, come quella dei pirati. E noi la costruiremo a te. Nel senso, con le vele nere, con i colori un po' più scuri dello, dello scafo e tutte cose di questo tipo. È per questo che sto raccogliendo un bel po' di legno di quercia. No, cos'è questo? Di diabete. Legno diabete. E quindi sorge un piccolo problemino. Nel senso, io per fare la nave del pirata ho bisogno di tanta lana nera. Queste sono le mie pecore nere che ho in questo mondo: tre, tre pecore, tre pecorine. E adesso sono tutte colorate. Però questa farm non è mai stata troppo efficiente. L'idea era figa, però non si, non si diffonde troppo velocemente l'erba. Quindi, non, non ha senso perché alcune pecore rimangono senza pelo, tipo questa, tipo queste. Cioè, guarda, là c'è l'erba. Però non, non si diffonde. Boh, sai perché manca luce? Boh, mettiamoci un po' di luce. se ne so. Quindi ho pensato, bisogna fare un, una farm di lana più efficiente. Se vogliamo davvero fare questa cosa della nave pirata. Quindi potrebbe anche essere che oggi lo spendiamo a fare sta farm. Non lo so, non lo so. Vediamo, iniziamo e capiamo come fare. Beh, sembra una cazzata, ma come prima cosa abbiamo bisogno di pecore. Abbiamo bisogno di pecore. E lì ce n'è una. Cerchiamo un'altra. C'è un po'. Uh, eccola l'altra. Ok, ho le due pecore. Ora c'è da prenderle attaccarle a un palo e tenerle lì finché non faccio la farm però. Oddio dove sono andate le pecore? Una è ancora lì? Ok ok ci sono ancora ci sono ancora prendiamone una, vieni qua si, sì. vieni qua, viece, viece. Estate qua ok, ora andiamo a prendere l'altra anche se è un po' più lontanuccia. Da queste due pecore dovrà nascere tipo la farm più pazza maniaca di pecore, di pecore nere che ci sono. Poi ovviamente quando magari servirà un altro colore prendi un colorante, le colori e scialla. Che carina sei quel guinzaglio eh, già che ci sono forse dovrei uccidere tutti quelli squid, così mi porto avanti con, con il colorante nero Anche se a questo punto mi conviene colorare queste due prima, e poi farle accoppiare, così usciranno sempre e solo pecore nere La famosa pecora nera di Minecraft Eater okay. State attaccate lì, non vi muovete, mi raccomando Ammazzo un paio di squid e sono da voi subito E una, e due, perfetto a no, buon punto, Vediamo queste cose Boom, boom Abbiamo due pecore nere, ok Approfittiamone. Prendiamo subito la lana. Bisogna fare una farm di pecore. Dove possiamo farla? Allora, qua dietro il golem, non lo so. Mm, vediamo. Potrei farla qui. Ma no, poi è davvero vicino troppo alla, alla vera farm di pecore. Cioè, vera. Alla farm di pecore. No, no, no non avrebbe senso. Mm. Di qua è tutto troppo, troppo frastagliato. Sottoterra, non ho assolutamente voglia di farla. Anche perché l'erba si. Cioè, passa da un blocco all'altro lentissimamente proprio. Sottoterra. È una palla assurda. Quindi deve essere per forza all'aperto. E a questo punto io direi: Prendiamo la mia pala. Che è ormai è quasi finita. Oh mio dio, perché è quasi finita? C'è solo 125 utilizzi. E non c'è un breaking. Mm, cazzo. Ok, direi di farla qua. Non facciamo neanche troppo grande. Però deve essere comunque un qualcosa di. Per fortuna che ho la pala con sick Touch. Così posso subito mettere l'erbetta senza troppi casini. Anzi, visto che non c'ho paura di spaccare tutti sti blocchi a mano per non spiegare la pala, ne piatto un po' ogni tanto. E scialla. Tanto si mette da sola. Perfetto. Ora con la terra che mi avanza, dobbiamo fare il recinto, tra virgolette, di questa cosa. Vedere una cosa di questo tipo. È alta 2, quindi qua nessuno ci può passare. Ci metto il bagole dentro. Vi do da mangiare. Mi sembra l'ideale a dire il vero. Te sei proprio produttiva, mi piace. Ok, proviamo a buttarcele dentro. Prendiamo le led, le LED subito. Oh, una, una, due. Venite con me, signore. Signore, venite con me. Perfetto, signore. Complimenti. Siete appena arrivate nella vostra nuova casa. Complimenti. Hanno comprato casa. Che carini. Ok. Perfetto. Direi che la farm c'è. Ho anche messo una piccola scaletta. Così posso tornare su quando voglio, tranquillamente. Così. Boom. Ora diamo da mangiare a queste pecorine. Così si fanno un po' di. Figlioli, buongiorno figliolo, buongiorno che nasci già con la lana nera <ride> Sono orgoglioso di te Oh, subito mangi, oh manco c'è la lana, cazzo mangi Aspetta di diventare grande prima di mangiare e rovinarmi il prato non fame Quindi adesso è una questione di aspettare, aspettare, aspettare E far spawnare pecore, tante pecore eh, Cose di questo tipo Per questo magari sarebbe anche il caso di raccogliere il grano dalla mia farm di grano O addirittura usare la farm di grano automatica Che, oh mio dio, oh. Cazzo, vecchissima che cosa. Devo prendere un po' di bommial, signore e signore. Perché dovete sapere che c'è un macchinario su quest'isola che consuma un fottio. Per essere educato, di eh, bommial. Ma davvero tanto tanto. La famosa mazzagrano 2000. <ride> non so, ho appena inventato il nome in realtà. È una bellissima macchina che in teoria. Aspetta, devo prima inserire il bommial, mi sembra giusto. Che mangia bommial come se non ci fosse un domani, tra l'altro. Però ti fa un botto di grano. In teoria. Ecco, vedi? Il grano te lo vedi? Che grano devo fare? Il problema maggiore è che avevo consumato un botto di bommial. E infatti, 43 pezzi di grano. Già mi ha finito tutto. Mm, just farm Ah, no, guarda, qua ce n'è un botto ancora. Ma funziona questo? Magari non è collegato per quello. Ah, no, giusto. Per funzionare ha bisogno che tutti e tre i dispenser funzionino allo stesso tempo. Ecco perché. Comunque a 43 pezzi di grano, non male. Perfetto. Ho appurato che il fatto della lana è un work in progress e ci vorrà un po'. Probabilmente per il prossimo episodio avremo la farm completamente approvata dall'unione LANOSA. Non so cos'è. Dobbiamo decidere dove mettere questa nave. Allora, è una nave che di sicuro rende tanto quando è in orizzontale. Nel senso quando è proprio di lato, non di fronte. Dovrei anche a metterla qui, ma c'è il ponte piccolino, cioè sembra che poi va a schiantarsi, non mi piace. E ragazzi, ammesso che troviamo la soluzione adatta dove metterla. Badate che è una costruzione che ci vuole davvero tanto a fare, quindi non è che poi la sposto in caso, cioè se la metto lì e lì, ad esempio, potremmo metterla girata verso di là, come se andasse poi con quello sbocco ad andare nell'oceano. Può fare, si può fare. Quindi, ora l'altra questione che ho: capire a che distanza dalla costa farla. Ragazzi, è molto più complicato di quel che sembra fare questa costruzione. Andiamo dove ho il ponte dei villager, perché passa proprio su quello. Su quello specchio d'acqua. E andiamo a vedere il punto sarebbe più ideale. Come nave, comunque, è grandina, non è gigante, ma è di una buona misura. Quindi, comunque fa la sua bella impressione. Poi, con le vele, è davvero uno spettacolo. Però io mi dimenticavo anche che qui ho il tunnel sotterraneo dello spawner di scheletri. Minchia, me l'ho proprio scordato. Forse però riesco comunque a metterci sopra la nave. A quel punto la metterei un po' più in là. Direi che si può fare. Direi che si può fare. Allora, buttiamoci qui. Possiamo usare anche questo tunnel per avere un riferimento dove piazzare i blocchi. Quindi direi che ci sta. E iniziamo a costruire questo scafo Per iniziare direi di andare sotto di due livelli Quindi, livello 2 Questo sarebbe il livello 1 E faremo una cosa di questo tipo Allora, tre blocchi, qui ci andrebbe poi Una fence che in realtà non ho, non ho portato Quindi poi la andrò a prendere Per ora la lasciamo così Ho perso un blocco Non lo voglio quel blocco, è troppo importante per me Dammi il blocco Dammi il blocco Tanto ce lo metto con respiration. Cazzo, bene. Passiamo un altro blocco. Mettiamo due da ogni lato. Così. E poi, boom. 19 blocchi. Poi chiudiamo qui. E facciamo un, due, un, due, un, due. Un, due. Questa dovrebbe essere la base. Poi, ovviamente, qua da riempire. Perfetto. Così abbiamo anche una base su cui camminare. Direi che non c'è da lamentarsi. Possiamo levare qua la terra. Che non ci serve più. Perfetto. E ora passiamo al secondo livello, invece. Andiamo dalla punta e piazziamo un blocco proprio in fondo, qua sopra, e poi andiamo uno in avanti e facciamo lo stesso di qui, di qui, poi andiamo in esterno di uno, così, poi questo lo leviamo, e andiamo di 20 blocchi. 2, 3, 4, 20, perfetto. Stessa cosa dall'altra parte. Una volta arrivati in fondo, mettiamo tutta la chiusura così, dritta. Pensiamo anche un paio di torce perché ovviamente sono qua di notte e non si vede un cazzo. Soprattutto perché ora faremo solamente la base della, della nave perché non abbiamo con noi la nana nera, che è quella che serve per fare lo scafo, le vele, un po' tutto in effetti. Potrei anche usare il legno scuro per lo scafo. Ora ci penso un attimo. Comunque, arrivati qua, serve da pensare un altro fence qui e un altro fence qui e due blocchi qui. Quindi è da prendere un paio di fence in effetti per fare sta cosa che me le sono proprio scordati. La cosa figa è che allora, uno possiamo levare tutta l'acqua da qui perché tanto non ci serve. Il dare, sarebbe avere delle spugne, ma mm, non ne ho mai trovate in minecraftita Quindi, mettiamo un po' di terra qui, poi la leviamo. Anche se questa pala ha davvero pochissima durata. E va bene, ne faremo un'altra. Così, levando l'acqua possiamo mettere gli alberi maestri. No, mica si è già rotta. Cioè, ma tu mi dici perché hai fatto tutto il viaggio dalla costa per venire qui e farti uccidere? Davvero sì. Cioè, qualche problemino ce l'avrei pure. Davvero? Qualche problema ce l'hai, sicuro. <ride> Ora, bisogna fare gli alberi maestri. Andiamo dalla punta e contiamo 1, 2, 3, 4, 5. Sul sesto blocco piazziamo la prima parte dell'albero maestro. Che io farò di spruce wood. Perché anche se uso legno scuro... Ehm, il log di Darkwood è troppo, secondo me è troppo opaco Questo invece è adatto Poi da dietro facciamo la stessa cosa però sul settimo blocco Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 Settimo blocco E che in una maniera proprio, mamma mia, mori un po' allora, Già che ci sono, finisco un attimo qui il discorso Facciamo questi fence che abbiamo detto tre, bastano, in teoria, per fare almeno questa parte Quindi uno là e due qua Come vedete sembra proprio un timone la coda di un timone. Ora c'è da fare la parte sopra. Purtroppo non ho con me tantissima lana nera però ho del Dark Oak Wood. Quello che possiamo fare è fare metà del terzo livello con la lana nera, e metà l'altra metà con il Dark Oak. E poi decidere assieme qual è il migliore. Il terzo livello è il primo che esce dall'acqua. Quindi insomma è lo scafo, questo vero e proprio. che questa parte sotto si intravede ma non è essenziale così per dire. Qui facciamo una cosa di questo tipo, come ho fatto prima, tun tun, e poi qui andiamo di 18 blocchi: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Poi qui in realtà la fai una cosa di questo tipo, ridammi il blocco. E l'altra metà cerchiamo di farla con la nera, anche se forse conviene partire da qua. Facciamo una cosa di questo tipo. Ho davvero pochissimi blocchi, non riuscirò nemmeno a fare la prima parte dello scafo. Complimenti. Complimenti su sulle... hai bisogno di più lana nera nella tua vita in genere. Allora, andiamo sopra uno di quegli alberi. Ho detto sopra, ok, e vediamo come sarebbe. Ok, sarebbe piuttosto scuro, però si vede, cioè, si vede che è di legno. Oppure nera, La nera mi ispira perché comunque è nero quello dei pirati, però per essere un po' più realistici, secondo me il legno aggiunge molto più effetto della lana nera. La nera è figa perché è nera. Però, secondo me sì, continuiamo con il legno. La nera, nera la useremo solamente per le vele, a questo punto. Quindi, ragazzi, io direi che per questo primo video è tutto riguardo la nave pirata. Vi ringrazio tantissimo per la visione. Ricordo vi di lasciare mi piace se vi è piaciuto questo video. Di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. E seguiti su Twitter, Instagram, Facebook e ovunque vi vogliate. Ora, io finirò. Il quarto, no, cos'è? Qui il terzo livello. Poi metto a farmare lana e legno. Perché anche il legno scuro qui, no? Davvero poco, poco, poco. Ciao, te!